Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Gamecast, la nostra rubrica dedicata ai videogiochi qui su Lega Nerd. Io sono Francesco, in questo episodio in cui non abbiamo dei topic, diciamo delle notizie estremamente sconfortanti o comunque eclatanti di cui parlare, ho deciso di fare una polemica bella e buona che farà incazzare probabilmente alcuni di voi. Questa polemica è incentrata su Xbox, in senso più lato su Microsoft e sul suo disegno non ancora chiaro per quello che è appunto l'ambito del game. Mi risulta davvero difficile riuscire a capire, a comprendere quale sia il progetto sia a medio che a lungo termine di Microsoft, laddove non è stato ancora presentato nulla e Phil Spencer continua da mesi a ribadire quanto la varietà e la diversificazione della lineup per il 2017 di Xbox sarà grande e bella, ma in realtà non si è ancora visto nulla. Cioè, torniamo un attimo indietro a fine 2016, quando tutte le carte erano ancora verosimilmente sul tavolo e da poter scoprire. Bene, in quel momento tutti sapevano già che Sony, forte di una posizione che le concede praticamente quasi il 60% del mercato console, avrebbe giocato abbastanza bene i primi mesi, come infatti ha fatto, con diverse esclusive di rilievo per PlayStation 4, tra cui Nioh, piuttosto che Horizon Zero Dawn, Nier Automata, ma anche Gravity Rush 2, Yakuza 0, insomma ci sono stati vari titoli in esclusiva per PlayStation, non da meno la possibilità di giocare con il PlayStation VR in esclusiva come realtà virtuale a Resident Evil 7, che è stata una delle uscite più clamorose e apprezzate di questo primo trimestre del 2017. Allo stesso modo sapevamo che Nintendo avrebbe lanciato sul mercato Nintendo Switch, quale sarebbe stato l'esito della console era ovviamente incerto, sicuramente ci sono ancora molte criticità come quelle che abbiamo evidenziato nei mesi scorsi, ma diciamo che il lancio con una killer application come The Legend of Zelda Breath of the Wild, che è stato appunto ritenuto uno dei migliori giochi probabilmente degli ultimi 20 se non 30 anni, sicuramente aiuterà le vendite di questa console che ha già piazzato molte unità e che si prospetta sicuramente con un futuro più roseo davanti a sé di quello della morta defunta Wii U. Bene, in tutto questo Microsoft che cosa sta facendo? Che cosa sta proponendo ai propri giocatori, agli acquirenti di Xbox One, di Xbox One S, e che cosa promette in realtà con questa Scorpio, al di là di quello spot pubblicitario che abbiamo visto e rivisto dopo lo scorso E3 con i 6 teraflops che non si sa ancora bene per che cosa verranno poi realmente utilizzati, dal momento che manca la carne sul fuoco, mancano i giochi, manca quello che è il vero motivo per cui io dovrei comprare un Xbox Scorpio o attualmente avere un Xbox One. Volendo fare un paragone più terra terra, così che sia comprensibile davvero da tutti, se l'utente PlayStation in questo momento è il maschio a cui piacciono le bionde, no? Il classico a cui piacciono le bionde, poi c'è invece l'utente Nintendo che è quello che dice no vabbè, ma le bionde sì, possono essere belle, però a me piacciono le more e sta bene con le more. Invece l'utente Xbox è quello che si fa le seghe e continua ad essere felice in questa sua condizione. Io davvero non riesco a capirlo, continuando a reiterare appunto barzellette come quella della retrocompatibilità, che poi adesso se vogliamo proprio dirla tutta... No, dai, non la dire. Ma bisogna anche dirlo, arrivati a un certo punto, cioè è passato del tempo. Ma sai come sono fatti? Potrebbe comunque causare un trauma. Se ne faranno una ragione. Allora fai un po' come cazzo ti pare. Ecco, la retrocompatibilità aveva senso ed era una feature ultra figa nel 2013, quando effettivamente non c'era su Xbox One, non c'era neanche su PlayStation 4, dove continua a non esserci, ma nel 2013 aveva senso perché al lancio di questa nuova generazione di console, che ormai sta quasi arrivando alla sua fine, aveva senso proporre una feature di retrocompatibilità con la generazione lunga e importante appena conclusa. Ma nel 2017 non frega più un cazzo a nessuno di giocare i titoli Xbox 360, e se tu ti stai convincendo che giocare i titoli Xbox 360 oggi sia una feature importante e irrinunciabile che ti dà un valore aggiunto rispetto alla concorrenza che ti dà in questi mesi un Horizon Zero Dawn piuttosto che un The Legend of Zelda Breath of the Wild, sei felice di farti le seghe, c'è poco da dire. Probabilmente si inizia a vedere un po' di luce all'orizzonte con questa cosa dell'Xbox Game Pass, no? Una sorta di Netflix proposto da Microsoft, che magari poteva essere una scelta già più audace fatta al lancio della console, però va bene che arrivi adesso, va bene che in corso d'opera possa dare anche una spinta in tal senso, no?
ai concorrenti, che magari anche PlayStation in maniera un pelo più intelligente di come sta facendo adesso con quel sistema di streaming non accessibile tra l'altro in tutti i paesi, possa offrire contenuti in questo modo, no? Con un abbonamento mensile, scaricandoli sul proprio dispositivo e giocandoli tranquillamente con una lista di titoli che poi può variare, essere aggiornata, esattamente come funziona per il video on demand, una sorta di game on demand. Bene, però tutte queste caratteristiche sono ancora lontane da capire quando arriveranno, quale prezzo effettivamente avranno, come saranno fruibili, e insomma Microsoft ha bisogno di riprendersi un attimo e di svegliarsi. È proprio un cadavere morente in questa generazione che si deve assolutamente rimettere in carreggiata per arrivare quantomeno alla fine. Dal mio punto di vista, prima delle 3 di Los Angeles non sapremo davvero nulla di nuovo, né su titoli in esclusiva per Xbox One o Scorpio, che dir si voglia, né di altri magari nuovi aggiornamenti sul Game Pass e su altre feature Xbox. Voi però cosa ne pensate? Siete un po' la pensate come me sul fatto che ci sia un immobilismo da parte di questo attore nel mercato, quasi un essersi rinchiuso in quell'angolo da sconfitto, e del dire beh dai, ci penseremo più avanti, con calma ci rimettiamo in carreggiata? Oppure siete degli strenui difensori della molteplicità, a mio avviso inesistente, di contenuti esclusivi o comunque che giustifichino l'acquisto al momento per un giocatore di un Xbox piuttosto che di una PlayStation? E in questo caso potrete insultarmi tranquillamente nei commenti. Bene, fatemelo sapere. Anche per questa puntata, molto più polemica delle altre probabilmente, è tutto. Ci vediamo martedì prossimo con un altro episodio di Gamecast. Ricordatevi, mi raccomando, di iscrivervi ai nostri canali YouTube, di seguire il magazine, di mettere un mi piace alla nostra pagina Facebook, e se volete seguire me personalmente trovate qui di sotto, lateralmente, in qualche modo ve li faccio trovare, i miei contatti social. Bene, direi che vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!